cerco di stare entro l'ora, assolutamente, perché è giusto quando andavi a casa, non vorrei trattenervi troppo, quindi riuscire entro questi 50 minuti, 55 minuti a dire quello che vorrei. A questo punto, questa seconda parte, proprio io vi ringrazio già a priori, perché è più un'urgenza mia, quasi un'urgenza metafisica, potrei dire, quella di poter condividere con voi queste cose. E torna sempre Seneca, io non dimenticherò mai il passaggio in una lettera a Lucilio, non ricordo, vi chiedo scusa quale, ma il passaggio in cui è per me un monito proprio, è una bandiera, nello stesso tempo un assioma come docente, là dove dice con Lucilio che il vero sapere, la vera conoscenza non è quella che ti tieni dentro, l'abbiamo credo poi già detto in queste serate, ma è quella che con amore puoi condividere con gli altri. Cioè significa che quando veramente tu arrivi a qualcosa senza la pretesa, no, come dire, supponente di possedere la verità, ma la tua verità, perché ci sei proprio arrivato con l'autenticità della tua vita in modo socratico tra quello che dici, quello che fai, quello che sei, no? E arrivi e hai queste intuizioni e ti inondano, ti emozionano e ti commuovono, le vuoi comunicare con i tuoi alunni, con le persone che ti seguono, con voi che siete qui, perché questo è il senso del sapere insieme, no? Della conoscenza, un contagio d'amore. Allora sono andata a scegliere, appunto, partendo da Pavese, quei percorsi, quelle poesie, quelle storie che mi hanno segnato, che ci aiutano a riflettere sulla morte, per chiudere poi, e ripeto, è chiaro che a un mio sentire chiuderò con una poesia che è anche uno dei miei libri ed è di Sant'Agostino, non è Se mi ami non piangere, quello lo conosciamo tutti, ma è un'altra che poi è stata mutuata anche da altri, insomma, nel tempo, ed è un po' quello in cui davvero credo io, a cui sono arrivata a credere davvero, è proprio una, non è un credere in senso religioso, è proprio una certezza quasi cartesiana, potrei dire. E per arrivare a quello, che quindi è veramente una pagina di grande speranza, soprattutto per chi, e credo che ognuno di noi abbia, no, dentro di sé, a parte le varie morti cui siamo sottoposti meglio per tutta la vita, ci sono tante morti, ma le varie rielaborazioni dei tanti lutti, no, le morti interiori, non c'è solo la morte fisica di chi ci lascia, oppure la nostra appunto nel tempo. Quindi sono, cioè, come dire, tutte quelle pagine, sì, quei poeti, quelle voci che, ecco, mi hanno avvicinato a questo. Per arrivare là vorrei passare proprio appunto da Pavese, ma poi Pascoli, ma solo una poesia, però Pascoli, come si fanno a parlare di Pascoli della morte, è tutta, la sua poesia è mortifera davvero, tutto gravita intorno alla morte, permeato dalla morte dei suoi cari. Quindi Pascoli, ho scelto una poesia, poi vi dirò perché, tra le tantissime, e poi Ungaretti, non il solito Ungaretti, ma quello del dolore, della morte del figlio, per poi chiudere naturalmente con quella poesia di cui vi dicevo di Sant'Agostino. E allora, ecco, parto da Pavese. Cesare Pavese, siamo già nel Novecento, lui nasce il 9 agosto del segno, quindi del 9 settembre, chiedo scusa perché sei della Vergine come me, del 1908, in un paesino appunto nelle Langhe, e poi morirà nella notte tra il 26 e il 27 agosto del 1950, quindi è veramente pochissimo, no? Una vita velocissima, in un albergo a Roma, l'albergo Torino. Sembra per una dose, sembra nel senso 10 bustine di sonnifero, quindi una dose veramente eccessiva appunto di sonnifero, di barbiturici, quindi un suicidio. Pavese mi ha sempre colpito, nella consapevolezza fin dall'inizio che tutta la poesia di Pavese, tutta la produzione letteraria, perché Pavese ha scritto anche dei romanzi, dicevo La luna in farola, Casa in collina, Il compagno, come dire, i dialoghi con Leucò, il capolavoro, personalmente lo dico come docente, credo sia il capolavoro di, vale per me, a parte La luna in farola, di Pavese, è il libro che hanno trovato poi sul comodino, che lui volutamente ha lasciato sul comodino proprio con il biglietto dove dice non fate troppi pettegolezzi, insomma, ho perdonato tutti, perdonatemi, appunto Cesare Pavese, quindi Cesare Pavese, la consapevolezza insomma di mandare questo messaggio al pubblico, non era per i familiari, non tanto per i familiari, quindi un messaggio che doveva arrivare agli altri, extra media appunto,
fuori, all'infuori del, fuori della sua vita. E l'ho sempre, mi ha sempre colpito, nella, pur nella Costa Devonesa, che la morte è veramente la tematica sottesa a tutta la produzione di Pavese, la morte congiunta strettamente alla tematica della terra, la terra d'origine, no? Il ritorno alla terra d'origine, la luna in falò è la storia di Pavese, del suo ritorno alle Langhe attraverso quella straordinaria figura ovviamente di Anguilla, è il suo alter ego, e l'impossibilità del ritorno, non si torna, là donde si è partiti per andare a fare fortuna in America, l'illusione di poter recuperare, vedete, il tempo e di dare un senso alla vita tornandola dove, da dove sei partito, proprio perché rifiutavi quel mondo e hai cercato la fama, la celebrità, la realizzazione oltreoceano. E invece la consapevolezza che forse rimanendo lì nel paese d'origine, magari come il vecchio muto, l'amico di un tempo, forse avresti trovato la tua identità. L'identità è spezzata, è il Terracinè proprio italiano, forse per eccellenza, insieme a Pirandello, il nostro Cesare Pavese, esiliato, sradicato, quindi questo senso di morte che lo accompagna. Leggerò poi le sue parole che parlano molto meglio della, delle mie e della mia stessa voce. È questo quindi che mi colpì fin dall'inizio, questo senso di morte che è ovunque, eppure, e l'ho detto anche quando ho dedicato la serata a Pavese l'anno scorso, questa luce che viene da Pavese. Il grande critico Giovanola, che è uno dei, dei critici che io amo di più, ha proprio sentito, accolto, ci ha regalato la luce di Pavese. Lui dice: come, si è suicidato, eppure non credeva, è arrivato lì a credere in Dio e quindi, come dire, l'orizzonte è un orizzonte che si chiude, eppure la luce c'è. E torniamo a quello che abbiamo sempre detto, che ci regala Pietro Citati in questo libro e nell'altro, La malattia dell'infinito. I grandi, e forse anche noi che siamo in cammino, non siamo famosi, ma vogliamo essere grandi comunque, no? Perché vivi, sii grande, dice il grande Leopardi, anche se poi saremo magari infelici in questo desiderio di conoscenza. I grandi sono tutti affetti da una ferita, è la ferita che porta quel nome, la malattia dell'infinito. Lo dicevo prima, e siamo tutti un po' esiliati, no? Abbiamo perso il paradiso, abbiamo nostalgia, questa parola guardate che è magica. Se il viaggio di Anguilla, quindi Pavese, è un viaggio di ritorno ed è l'impossibilità del ritorno, si chiama da Omero, no? Nostos, il viaggio di ritorno, la nostalgia, il viaggio collegato poi a quella parola che è nostalgia. Nostos vuol dire ritorno, il viaggio di Ulisse, no? Torna Itaca. Nostos, da nostos viene nostalgia. Pensate, lo dicevo l'altra mattina in classe, ragazzi, che bello quando consegni queste cose. No, prof, davvero, la parola nostalgia coniata nel 600 da un dottore, da un medico che osservava i malati coinvolti nella guerra dei 30 anni, la prima guerra tra virgolette mondiale della storia, per altre motivazioni che non siamo a dire, siamo nel 1618 e 48, e allora osservando questi malati, questi soldati infelici, perché mancava casa loro, no? Quindi non sapeva come definire questa malattia di casa, e nasce la parola nostos algos, in greco vuol dire dolore, il dolore del viaggio di ritorno, cioè tornare a casa. È bellissima come nasce la parola nostalgia, e poi è Carducci incredibilmente che la eleva e ne fa una parola poetica. Ecco, la nostalgia del ritorno è questa, significa, cioè, se sei affetto da questa malattia è perché sei un grande, perché sei affinato con il tuo sentire, c'è una luce che ti chiama, Pavese chiamato continuamente dalla luce che viene ogni tanto da un sipario che si apre. E anche allora nell'illusione del ritorno, capite, pur di salvarsi da questa morte, da questo qualcosa che chiama, che lui associa alla morte, questo infinito che ti chiama, allora ti aggrappi anche alla possibilità del ritorno, sperando di ritrovare te stesso, le persone che hai lasciato, invece l'impossibilità del ritorno, i falò della, del fuoco, del, della, dell'odio che mettono, che hanno immolato la bellissima Santo Santina vestita di bianco, le figlie, no, del sol di Sormo, del signor Mora, e tutta la storia che gravita intorno a questa cascina, le tre sorelle, cioè è l'odio della resistenza, è l'odio della fine della guerra, sono i falò, purtroppo non più legati al culto della terra agreste, ma sono i falò dell'odio, è la guerra, no, che si scatena in Italia, lo sappiamo bene, la guerra civile, tutto quello, la resistenza è stata anche una guerra civile, e l'abbiamo poi citato l'altra volta a Pavese, quindi anche il ritorno nella sua nostalgia potrebbe essere un tentativo di non ascoltare questa luce, cui aggrapparsi, ma il ritorno è impossibile, la luna in falò
è l'ultimo romanzo, lui lo scrive, pensate, in 3 mesi nel 49, nel 50 poi viene pubblicato, lui muore nell'agosto del 50, quindi è proprio una delle ultimissime testimonianze. Quindi intanto ci arriva questo, il senso di morte che lo chiama, e lui lo dice che per tutta la vita il suicidio, perché per lui la morte è un vizio assurdo, è il suicidio, è la morte delle morti per eccellenza, perché è incredibile la valenza che lui dà al suicidio. Lo chiama il principio che per tutta la vita mi chiama, che non farò mai, e invece non ce la fa, ma che mi accarezza. E mi chiama perché è la morte vera, perché lui vede il suicidio come quel vizio appunto assurdo che ti porta ad uscire dal tempo e dallo spazio, a non piegarti alla morte, a quella naturale che deve arrivare, è un gesto titanico quasi, non dire no, decido io, e allora in questo modo esco dal tempo e dallo spazio ed è un morire per restare. Un restare dove? Nella memoria degli altri. Sei sopra, al di là di tutto, intoccabile, e allora in realtà è la vera vita, è la luce. In quel suicidio lui vede la possibilità della luce, che lo chiama. Gioanola, nel suo saggio bellissimo Il silenzio di Pavese, credetemi, se vi capita, cercatelo, perché squaderna, come diciamo ogni tanto scomodando Dante, ci dice proprio che tutti i personaggi di Pavese, se qualcuno di voi ha letto qualcosa di Pavese può in questo venirmi dietro, no? Sono affetti da questo silenzio, perché sono distratti. Tu li vedi, sono distratti da qualcosa. E perché? È perché qualcosa li chiama. Sono sempre fuori del tempo. C'è un mito, il mito dell'infanzia, il del viaggio di ritorno. C'è qualcosa che si apre ed è la luce avvicinante che viene dall'oltre, ma non è l'oltre metafisico, non è l'oltre di Dio, di Platone, dicevamo, o di Agostino, ma di tutti, insomma, coloro che comunque hanno dato a quell'oltre il volto di un Dio, qualunque esso sia. No, è nulla, certamente, è quel flusso infinito di cui parla il nostro Pinandello. Chiama, si apre e tu vedi che i personaggi ascoltano, sono sempre in ascolto, è verissimo. E anche lui è stato, per tutta la vita, per quanto breve, in ascolto. E allora ecco, prima di leggere la poesia con cui chiudo, la poesia che dà il testo all'ultima raccolta di poesie, La luna e falò, trattasi del romanzo, l'altra è Verrà la morte, avrai i tuoi occhi. La poesia eponima, quella che apre, dà il titolo a questa raccolta, è uno strazio. È veramente, credetemi, un rosario di grani dolenti, dolcissimi, struggenti, strazianti di qualcuno che ci sta dicendo addio. Se ne sta andando, e sono proprio le ultime poesie che scrive, sono troppo commoventi, ti prendono, se sei un po' sensibile, non puoi sentire che Pavese, non puoi non sentire che Pavese ci sta salutando. È proprio una rapsodia, è una partitura di una vita in cui la musica della vita si sta spegnendo. E dopo vi leggo la poesia perché è dedicata a lei, a questo ultimo amore. Gli amori nella vita di Pavese sono stati ovviamente amori difficili, amori contrastati e contrastanti. Lei è l'epilogo, lei è, dice, il mio covore, io sono il covore, lei è la lodola che è venuta qui ad appoggiarsi, ma se ne sta andando, lo so, scrive ad un amico, come farò? Eppure ci dovrò abituarmi, avvezzarmi a tutto questo e non so come fare. Chiaro che, come dire, l'abbandono di Constance è poi il casus belli che va a lavorare su qualcosa che è minato da tempo. Questa impossibilità di vivere, la pena di vivere così, di cui parla un po' anche il padre, di cui parla Ungaretti, anche se poi ovviamente declinati e realizzati in altro modo. Prima di leggervi qualcosa, quindi chiudo con la poesia, ma per arrivare a quella poesia di leggere qualcosa tratto dall'altro testo, quindi La luna e falò, la poesia e poi Il mestiere di vivere, che è il suo diario, bello, è banale dirlo, ma visto che siamo qua per la bellezza, bello. Cominciò a scriverlo nel 1935, quando lui come antifascista era stato mandato al confino, e poi lo chiude il 18 agosto del 1950, la notte del 26, ovviamente si suicida. Quindi è proprio l'ultima cosa con cui ha allargato la pagina, proprio l'ultimo messaggio che si lascia. Vi leggerò proprio come da maggio ad agosto, trascendendo i passaggi più intensi, lui si sta proprio spegnendo, si sta chiudendo, sta arretrando dalla vita, ha deciso, non ce la fa più. Il richiamo
del suicidio troppo forte è la rotaia, lui lo dice, tante volte l'ho detto perché questa cosa mi ha colpito, che attraversa la sua mente da tutta la vita, le rotaie dei suoi tarli interiori chiamano, chiamano. E allora ecco, fin da ragazzina mi colpiva il fatto che uno è fatto così, no? Nasce con la morte addosso, il suicidio, il non sentirsi qua adeguato, un angelo che non ha nulla a che fare con questo mondo, questo essere esiliato, depassine appunto, sradicato, franato, eppure resiste. Ma pensate che fatica ha fatto, che grande che è stato, per tutta la vita ha resistito al canto di questa morte, che per lui era veramente la luce, perché andava a morire per restare, e allora si è aggrappato, ecco, la scrittura come la Wolf. La scrittura è stato per lui, ingiunzione morale, dicevamo, è stato lo strumento di salvezza. Aggrapparsi tenacemente a quella scrittura, perché come dici dallo Svevo, fuori della penna non c'è salvezza per i malati come loro, per questi testimoni del buio che hanno dentro, che, ricordate la Wolf, buttano le reti intorno, agglutinano le sottomolecole delle sensazioni e ci regalano la luce, ma loro si sacrificano, vanno a trasformare il loro buio nella luce per noi. Quindi lui è ben consapevole che quella maturità con cui ho aperto questa serata, che dice Rahir, no? È tutta questione di maturità. Lui non ce la fa, ha cercato di essere maturo, uomo politico iscritto al PC, e se ne pente subito e verrà tanto criticato, perché lo dice, se siamo veramente qua in cammino, non voglio appartenere alla logica di nessun partito. Guardate che è stato purtroppo accusato di non aver preso posizione netta in modo resistenziale sulla resistenza. Vi ho letto l'altra sera un passaggio dalla Casa in Collina e lo dice, che quando inciampo nel cadavere di un repubblichino è proprio quel cadavere che mi mette in discussione e mi dice perché sono morto. Quindi quello che Pavese ha messo al centro, quindi è al di là anche del PC, da cui poi insomma in qualche modo ha preso le distanze, è che al centro non c'è l'uomo dentro un partito, una logica che ti va a reggimentare, a soffocare, no, c'è l'uomo col suo destino, oltre la logica perimetrale del partito o di un gruppo, non so di cosa, la libertà dell'uomo, la sua condizione umana. Quindi anche la politica per lui, lo dice, è stato un tentativo di aggrapparsi tenacemente alla vita, quando in realtà per natura sei così chiamato da questa luce che ogni tanto ti fa distrarre, no? Perché ti chiama, perché è la tua quintitas, perché è la tua ferita. Ma anche la politica ovviamente fallisce, lo dice, che quando si è accorto di quello che ha fatto ha come disgusto, cioè di essersi adeguato a questa logica, e dice tutto ormai è suicidio, questa parola, no? Che torna, che torna. E ecco, vi dicevo, quella politica, il suo atteggiamento è un'altra cosa che fin dalle scuole medie ho ammirato, questo uomo che incredibilmente, come dire, va oltre, no? Perché se la vita è un mestiere, anche Seneca ha detto nell'Elogio del Lucilio che l'arte più difficile da imparare è proprio l'arte di vivere, ecco perché la filosofia ci insegna a morire, così viviamo meglio, più liberi. Quindi il mestiere proprio di vivere è l'arte più difficile. Ecco, anche questa, anche non so, la scelta politica, la maschera, insomma, un'altra maschera, per chi davvero ha queste rotaie, e insisto volutamente su questa liquida della R, per questa idea del solco, non c'è possibilità. Allora ecco, nel mestiere di vivere, soprattutto l'ultimo mese, da aprile, quando lei l'ha già lasciato, lui ormai pubblica La luna e i falò, e si rende conto che lei non tornerà più indietro e comincia a scrivere, c'è una riflessione molto interessante da fare, proprio perché lui è affetto da questa ferita, no? E la morte lo chiama, lo accarezza, è appunto un tarlo interiore continuo, e lui, per voler essere maturo a livello esistenziale, si aggrappa tutto, in primis la penna. Se noi andiamo a leggere, ci rendiamo conto, anche sulle indicazioni di Segre, grande critico, e l'interpretazione che ci offre, che anche la sua scrittura ci sta saltando, diventa claustrofilia, cioè amore per le cose sempre più chiuse, asettiche e paratattiche. È una scrittura, capite, che è lontanissima dalla scrittura dei romanzi, scrive sempre meno, perché c'è fin da piccolo in questo, ce lo racconta in Pavese, a livello esistenziale, questo amore per la claustro, per tutto ciò che è chiuso, quindi non claustrofobico come me, ma claustrofilia, cioè l'amore per il rinchiudersi nelle nicchie, anche
anche fisicamente, in questo bisogno continuo che ha di imbozzolarsi, come dire, in se stesso, perché ha un po' questo rifiuto, no? Si sente proprio disadattato rispetto al contesto da cui vuole proprio andare via, e questa scrittura che è sempre più paratattica, settica, scarna, tanto che l'ultima parola dice: non scriverò più, ed è l'ultima cosa che ci lascia, perché arte e vita in questi grandi malati sono tutt'uno. Quindi l'arte, la penna mi salva dalla tentazione della morte, la mia vita che è una vita fatta quasi per la morte, un richiamo continuo. E allora capite, lui lo dice proprio nel diario, a un certo punto si rende conto che il gesto di scrivere è quasi, o come dire, una impossibilità in realtà di fare un altro gesto, quello del suicidio. Quindi smetto di scrivere, perché la scrittura è l'unica ormai barriera che ho, l'unico argine sempre più debole per impedire il gesto finale. Quindi arretra piano piano, scrive sempre meno. Ora vi leggo il passaggio di questo, i punti più intensi, più struggenti, tratti appunto dal suo diario, e per arrivare poi, vi dicevo, a quella poesia. Eccolo qua. Allora, ad esempio, è il 8 maggio del 50. Scrive, anzi, prima leggo questo, 25 marzo. Non ci si uccide per amore di una donna, ci si uccide perché un amore, qualunque amore, ci rivela nella sua nudità, miseria, inermità, nel suo nulla. 8 maggio, è cominciata la cadenza del soffrire, ogni sera all'imbrunire, stretta al cuore fino a notte. 16 maggio, adesso il dolore invade anche il mattino. Dilemma. Devo essere un amico assoluto di lei, devo fare tutto per il suo bene, o un risoluto indemoniato che si scatena? È inutile domanda. Ha già deciso da tutto il mio passato e dal destino. Sarò un amico indemoniato che non otterrà nulla, ma forse avrà il coraggio, tutto starà nell'averlo al momento buono, ma che lo sappia, a questo si può rinunciare? I suicidi sono omicidi timidi, masochismo invece che sadismo. Avanti, non ho più nulla da desiderare su questa terra, tranne quella cosa che 15 anni di fallimento ormai escludono. Il consuntivo dell'anno non è finito e non lo finirò. E sentite questo passaggio, è il 17 agosto. E tu ti stupisci che gli altri ti passino accanto e non sappiano, quando tu passi accanto a loro e non sai, non ti interessa qual è la loro pena, il loro cancro segreto? La cosa più segretamente temuta, purtroppo, accade sempre. Io scrivo, o tu, Dio, abbi pietà, e poi, che cosa? Basta un po' di coraggio. Più il dolore è determinato, più l'istinto della vita si dibatte e cade l'idea del suicidio. Sembrava facile a pensarci, l'hanno fatto tante donnette, ci vuole umiltà. Non orgoglio, tutto questo mi fa schifo, non parole, un gesto, non scriverò più. Questo è il 18 agosto del 50, e infatti poi dopo una settimana circa lui appunto si addormenta, quindi scivola in quell'oblio. E quindi lo volevo ricordare, salutare con quella poesia di cui vi dicevo, verrà la morte, avrai i tuoi occhi, è dedicata a lei, a Constance, e a questo amore così, no? Il naufragio di questo amore che lui non riesce ad accettare. E la leggo proprio commentandola in questo modo. Ha ragione Segre, è vero, Pavese come tanti altri non sono riusciti ad essere maturi a livello esistenziale, ma quanta maturità a livello artistico, dei veri capolavori ci hanno regalato per tutti noi, perché hanno trasformato il loro dolore, il loro buio, la loro malattia, il loro tarlo, la loro rotaia in oro per noi. Guarda, questa è un'immagine bellissima delle reti che hanno veramente i prensi ributtato in aria per noi. Quindi grazie comunque per la luce che arriva nonostante tutto. E così dice la poesia, scritta il 22 marzo del 50. Verrà la morte e avrai i tuoi occhi, questa morte che ci accompagna dal mattino alla sera insonne, sorda, come un vecchio rimorso o un vizio assurdo.
I tuoi occhi saranno una vana parola, un grido taciuto, un silenzio. Così li vedi ogni mattina quando, su te sola, ti pieghi nello specchio. Oh, cara speranza, quel giorno sapremo anche noi che sei la vita e sei il nulla. Per tutti la morte è uno sguardo, verrà la morte e avrai i tuoi occhi. Sarà come smettere un vizio, come vedere nello specchio riemergere un viso morto, come ascoltare un labbro chiuso. Scenderemo nel gorgo, muti. È come sempre quando una cosa è bella, è, come dire, esige la non spiegazione. È una poesia che arriva all'inizio di uno specchio, all'inizio ha un sapore petrarchesco, dolce strillnomo, ariostesco, e lo specchio invece diventa quasi, no, possibilità di andare oltre il contatto, il viso che emerge da questo nulla. E questo scendere giù nel gorgo, questo verso secondo me è straordinario. Verrà la morte e avrà i tuoi occhi. E chiudo, e così passo agli altri poeti, sempre in quel periodo aveva scritto, e sembra un po' la parafrasi, come dire, di questa poesia. Non riesco a pensare alla morte senza tremare. Verrà la morte, necessariamente, per cause ordinarie, preparata da tutta una vita, infallibile, tanto è vero che sarà venuta. Certo, sarà un fatto naturale, come cadere della pioggia, ma a questo non mi rassegno. Perché non si cerca la morte volontaria, che sia affermazione di libera scelta e che esprima qualcosa invece di lasciarsi morire? Perché? È quello che vi dicevo prima, non accetta, vuole in qualche modo vincere la morte naturale, no? E scegliere quella volontaria, perché è quel vizio assurdo che consente forse di rimanere pur morendo. E questo appunto è Pavese, Pavese con i suoi miti dell'infanzia, con la sua seconda visione, con le sue radici franate. E Pavese mi porta ad un altro poeta che chi mi conosce lo sa, insomma, non si può non amare. È stato tanto, non dico dileggiato, ma secondo me sottovalutato, non capito. Parlo naturalmente del nostro poeta, parlo di Pascoli. Io credo, dico una cosa molto scontata per chi ha studiato un po' letteratura, lo sa bene, insomma, io credo che Pavese e che Pascoli sia uno dei più grandi poeti che noi abbiamo, non solo italiani, per il suo sperimentalismo linguistico, per la poesia che è molto più rapto-mantica, profonda, stratificata, simbolista proprio rispetto al poeta delle ragazzotte, il grano turco, le galline, il gregre delle ranelle. Pascoli veramente andrebbe studiato meglio, forse spiegato anche con più, non voglio dire competenza, però con più passione. Comunque andrebbe letto anche davvero e colto nel suo vero sentire, perché davvero, davvero, qua la morte, visto che il tema è la morte, e lo sappiamo tutti, da quel giorno 10 agosto in cui il padre viene ucciso mentre tornava da una fiera, no? Con le bambole in dono, la vita del piccolo Pascoli, del bambino Pascoli, si ferma, si azzera, si inchioda, perché la storia brutale è entrata dentro quel nido e l'ha disarticolato, l'ha divelto, l'ha strappato, quel nido che invece era racchiuso, no, dentro, brulicante di affetti. Ecco, quello è il dolore, la morte entra subito e non c'è più possibilità per Pascoli. Pascoli resta ancorato a quello, potremmo parlare di intimismo, potremmo parlare di immaturità esistenziale, assolutamente sì, perché non riesce assolutamente ad accettare, non riuscirà neanche a ricreare il mito con un'altra donna, il rapporto con le sorelle, insomma sappiamo un po' tutto, questo fa parte della Vulgata, ma le sue poesie, al di là che lui sia ossessionato, è vero, è ossessionato dalla morte, non riesce a sublimare, a elaborare freudianamente, sarebbe stato un soggetto molto difficile per Freud, perché non c'è possibilità di veramente di ritorno, e i fantasmi dei suoi cari l'ossessionano, lo intridono, lo nutrono, è una comunione continua. Avete presente l'assiolo? Che capolavoro quel chiù, chiù, che forse lì chissà si aprono quei tintinni verso porte, perché c'è tutto questo mistero anche naturalmente di Pascoli. Però io ho scelto una poesia
perché è una poesia che mi lega a mia madre e a mia nonna. Per fortuna non c'è mia madre, perché non sarebbe messa a piangere. Lei è molto legata a Pascoli, è la tessitrice, forse meno conosciuta, ma è proprio la sensazione, la personificazione, il concretarsi della morte proprio di Pascoli, come lui la vive, la intende, questo abitare, questo paesaggio che nei suoi volatili, nei suoi fiori, è morte, perché avete notato che i fiori di Pascoli sono tutti fiori mortiferi, hanno a che fare con le zolle delle tombe, sono fiori fuori stagione, anche tutti gli uccelli che popolano le poesie del nostro poeta romagnolo sono tutti annunciatori di morte. Eppure una poesia che ti riempie, che ti fa vibrare, è proprio l'incanto di Orfeo, qui c'è, lo dice anche lui, che le vere poesie sono quelle delle piccole cose che fanno tanto rumore come i sogni del cuore, no? Che insomma non fanno rumore ma li senti perché hanno un potere incredibile, è la vera musica. E allora immaginate questa poesia, la tessitrice già tessere le barche, no? La vita, la morte, il telaio, tanto per anticipare Penelope, e nello stesso tempo il ricordo di quella panchetta dove c'era quella ragazza che poi diventa l'emblema anche della madre, del padre, di tutti i morti che gli sono stati strappati, a cui lui non sa rinunciare. Lui non vede l'ora di andare giù là sotto le zolle e tornare da loro. Pensate all'aquilone. Meglio morire giovane con una madre che ti accarezza i capelli matti di sudore piuttosto che morire da solo con i capelli bianchi sotto, appunto, là nel silenzio, sotto terra. Ve la leggo perché è pura poesia. La tessitrice, tratto dai canti di Castelvecchio, che insieme a Mirice costituisce, credo, appunto, il vertice del capolavoro di Giovanni Pascoli. Mi sono seduto sulla panchetta come una volta, quanti anni fa? Ella, come una volta, si è stretta sulla panchetta. E non il suono di una parola, solo un sorriso, tutto pietà. La bianca mano lascia la spola. Piango e le dico, come ho potuto, dolce mio bene, partir da te? Piange. E mi dice d'un cenno muto, come hai potuto? Con un sospiro, quindi, la cassa tira del muto pettine a sé. Muta la spola, passa e ripassa. Piango e le chiedo, perché non suona dunque l'arguto pettine più? Ella mi fissa timida e buona, perché non suona? E piange, piange, mio dolce amore, non t'hanno detto, non lo sai tu, io son viva che nel tuo cuore, morta, sì, morta, se tesso, tesso per te soltanto, come non so, in questa tela, sotto il cipresso, accanto al fine, ti dormirò. Come si fa, come appunto dice a una Marlo, lei, la tessitrice, che era una ragazzina di cui era innamorato, è proprio simbolo, secondo me, figura di tutte, no, le persone che abbiamo amato e che magari appunto prossimamente ci sediamo su, no, una panchetta e ci torna in mente qualcosa e ci par di vederla, quella persona, di parlare e di dire, ma appunto, come ho potuto stare senza di te tutta la vita? Eccetera, eccetera, e la serata diventa intensa e commovente, almeno per me, e non so che ore siano, ma per leggervi qualcosa, prima vi leggo qualcosa di Ungaretti, non perché io voglia a tutti i costi snocciolare quel dolore di un padre che ha perso un figlio, ma siccome ho condiviso queste parole e siccome insomma stiamo facendo i conti con questa signora, no? Per farvi sentire soltanto qualcosa, sono grani anche questo di un rosario, come la poesia, quando è irrorata dalla speranza, comunque diventi una carezza dolce di salvezza, non so, si legge volentieri.